Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna agli altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Fratelli cari, sediamo solo un istante, vogliamo provare insieme a condividere la parola di Dio che abbiamo ascoltato in questa 27ª domenica del tempo ordinario. La parabola che abbiamo ascoltato nel Vangelo, una vera allegoria, un vero riassunto della storia della salvezza, racconta l'amore di un padrone per la vigna che ha piantato, la passione con cui la cura. Notate bene, espresso questo amore in ogni direzione. Dice il Vangelo, recintandola orizzontalmente con una siepe, come in un abbraccio, alzando una torre per difenderla e tracciando così la dimensione verticale, scavando un frantoio come un tino che, scendendo nel terreno, dà la dimensione della profondità. Tanto è l'amore di Dio, tanta è la premura di Dio per noi, sua vigna. E ciò che Gesù fa, nessuno lo farebbe come Lui. Solo Lui ci ama con una passione e con un cuore unici. Pertanto, prima di fare qualsiasi altra considerazione sulla vicenda narrata in questa parabola, è bene sostare dentro questa esperienza, sentire che noi siamo la vigna amata dal Signore e quindi noi lasciarci amare da Lui. Gustare la dolcezza della sollecitudine di Dio per noi, perché questo è l'inizio e la ragione di tutto. Noi di nostro non abbiamo nulla, se ci pensiamo neanche la vita stessa, e se siamo capaci di qualcosa, di portare frutti, è solo perché Lui ci ha messo nella condizione di poterlo fare.
Proseguendo nell'analisi del racconto, scopriamo che la parabola è la storia di un amore tradito. Infatti, dopo aver piantato, ben predisposto e protetto la sua vigna, il padrone l'affida ai contadini e si allontana. Ma si allontana non per noncuranza, bensì perché ha dotato i vignaioli di libertà, perché questo padrone ha fiducia in loro, li vuole suoi collaboratori, non suoi schiavi, sotto quindi una rigida sorveglianza. La vigna ben lavorata ha dato frutti, ma ora i vignaioli cercano di trattenerli per sé. Rendere conto dà fastidio. Dimenticano la realtà, il loro rapporto con il padrone. Non lo riconoscono come tale, anzi lo vogliono negare. Si comportano come se la vigna appartenesse a loro. Alla nobiltà d'animo del padrone contrappongono una brutalità violenta e stupida di uomini accecati dalla superbia e dall'arroganza, che addirittura vogliono prendere il posto dell'erede. Uccidiamolo e avremo noi l'eredità. Così il figlio viene perseguitato ed ucciso proprio per la sua identità di figlio, cioè di erede. E anche la successione dei verbi usata da Marco nel descrivere l'evento lascia traperare uno sprezzante giudizio su di lui. Dice il Vangelo: lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. E proprio come nella realtà, l'eterna radice del male che attecchisce in noi fin dai tempi di Adamo ed Eva ci fa pensare che Dio è contro di noi e vuole impedirci di vivere felici. E pertanto riteniamo che la cosa migliore che possiamo fare sia farlo fuori, fare fuori Dio dalla nostra vita. Da notare che questi contadini hanno lavorato sodo e a lungo, ossia hanno adempiuto pienamente al loro dovere, ma ora si rifiutano di offrire i frutti, il risultato di tanta fatica, al padrone, riconoscendolo come tale. Ciò significa, fratelli amati, che non è il lavoro, non sono la fatica e il sacrificio, non è la pura osservanza delle regole, non è neppure l'aver semplicemente evitato il peccato facendo formalmente il proprio dovere che fanno grande e utile una vita, fosse pure una vita onesta e addirittura cristiana. Una vita così, somma di precetti e di norme morali, è una vita sterile. Una vita infatti è ricca e fruttuosa solo quando produce frutto, e questo frutto lo sa offrire al padrone, riconoscendo che la vigna è sua. La vita cristiana, fratelli amati, è questa: collaboratori del padrone della vigna, associati in un'opera da lui fondata, ricevuta già ben avviata e da mantenere in un legame di amorosa riconoscenza nei suoi confronti. È questo che il padrone aspetta, perché è la verità delle cose. Ma è proprio questo che i vignaioli non ammettono, che i vignaioli non vogliono riconoscere. Da qui il loro atteggiamento di rifiuto totale e violento, teso a delegittimare l'autorità del padre, il voler pretendere il posto dell'unico legittimo erede e ritenersi padroni autonomi e indipendenti.
tutto questo non è nient'altro che il peccato originale che si perpetua e si rigenera. Che delusione per il padrone! Tuttavia, notate questo particolare, questo tradimento non ferma il piano del padrone. Infatti, nonostante l'amore tradito, la parabola attesta soprattutto che la passione del padrone per la sua vigna è talmente radicata che nessuna delusione la può spegnere, e proprio questo, e proprio per questo lui non si arrende. Anzi, questo padrone ricomincia sempre dopo ogni rifiuto fino alla fine. Ecco perciò che mentre i vignaioli pensano stoltamente di poter diventare padroni, lui non desiste, non si rassegna alla loro infedeltà, non rinuncia al suo diritto di proprietà, ai frutti della sua vigna, ma non rinuncia neanche al legame con loro. Non vuole che la sua relazione con loro si spezzi, non vuole che la sua relazione con loro venga annullata, perciò manda i suoi servi. E quanto più cresce il loro rifiuto, tanto più aumentano le dimostrazioni del suo amore, fino ad inviare il proprio figlio con queste parole: avranno rispetto per il mio figlio. Pensa nel candore del suo amore di padre. Tutto questo è meraviglioso e stupefacente, perché attraverso l'immagine di questo padrone si intravede il volto del nostro Dio, del Padre di Gesù, del Padre di tutti noi. Come lui non sprechi la sua eternità in vendette, né in lui il lamento e l'amarezza prevalgono sulla speranza. Così è la storia, fratelli amati, un continuo ripetersi di infedeltà dell'uomo e di fedeltà di Dio, dove Dio sa scrivere dritto su righe storte e, nonostante le situazioni di debolezza e di peccato, continua a mettere in circolazione il vino nuovo della sua vigna. E allora, fratelli cari, ripartiamo da questo incontro con il Signore con la certezza che, nonostante i nostri limiti, nonostante le mie infedeltà, Dio è fedele, Dio è amore e Dio non si stanca mai di riniziare con noi un cammino di amore.